Esattamente. Io voglio ricordare che a livello nazionale, ma parliamo anche a livello europeo, se ne sta discutendo, anzi si discute dalla passata legislatura, che è passata una legge proposta bipartisan da donne di tutti i partiti, che ormai attuale, da agosto è entrata in vigore. Prevede nei consigli d'amministrazione delle società quotate il 50% di presenze maschili e il 50% di presenze femminili. Quindi non è una novità quella che si sta portando oggi, è soltanto adeguarci al mondo e non rimanere arretrati. È vero. La società è costituita, e perciò stavo dicendo, ha mentalità maschile che prevede il lavoro al primo posto e non la persona e la famiglia al primo posto. L'immissione di donne renderebbe più evidente la necessità di cambiare tutta la strutturazione anche di una città e quindi il welfare perché si possa aiutare donne e uomini a lavorare. Perché ormai non si può andare avanti con un solo stipendio, ma con due stipendi. E se si è single, anche donne devono lavorare, quindi devono poter portare lo stipendio a casa e mantenere i propri figli, che generalmente sono affidati, tranne alcuni casi, stiamo vedendo in questi giorni, alle donne. E quindi va cambiato tutto il welfare. Gli uomini, questo, francamente, lo mettono non al primo posto. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io non condivido assolutamente le percentuali perché tutto deve essere, ma tutto quanto deve essere meritocratico. A parte che in Italia il raccomandocratico lo sappiamo già da tempo. E poi il problema è che c'è gente, il problema è che ci sono molti uomini, diciamo uomini perché prima c'erano solo gli uomini, da tanti anni nella politica. Quindi sono loro che devono uscire proprio fuori dal mondo della politica, oltre al fatto che la lotta che noi dobbiamo fare adesso è quella di ridurre i politici, quindi non di aumentare le percentuali, ridurre, ma bisogna ridurre i politici, sono tanti. Basterebbe un consigliere regionale a Roma per regione e sarebbe più che sufficiente, basterebbe ridurre di un centesimo delle persone che girano la politica, che vivono con i nostri soldi e io penso che saremmo meglio, al di là delle percentuali che secondo me non hanno nessun senso, le donne in gamba stanno andare bene davanti loro come stanno bene andare gli uomini senza le dovute raccomandazioni, né da una parte né dall'altra. Grazie. Grazie, l'ascoltatore della corrente di Renzi, insomma, meglio il nuovo che il vecchio, l'usato e garantito, mi Ma no, sembra ma di questa io capire. voglio spiegare, insomma, come dire, nella legittimità delle posizioni differenti, per carità, qui non si cerca di imporre nulla, voglio spiegare che è un'idea ingiusta di per sé questa. Cioè io non voglio ritornare al passato dove si pensava che le persone di una certa età erano quelli da preservare ed erano quelli da cui attingere sapienza, conoscenza, esperienza. Ora, io continuo a pensare che le persone che hanno avuto più esperienza in tutti i campi, per me vale ovunque, anche nelle famiglie, sono quelle da ascoltare. Poi possono anche dire delle sciocchezze perché hanno avuto magari un'esperienza che le ha culturalmente segnate in una certa maniera. Ma non è il fatto che una persona stia lì da molto tempo. Il ricambio è necessario. Ripeto, io sono per l'idea che dobbiamo rottamare le idee che sono vecchie, le idee che sono ingiuste e quelle idee ingiuste, posso assicurare il radioascoltatore, ce le hanno i giovani e ce le hanno quelli di una certa età, cioè nei partiti, parlo del mio, ma lo vedo ovunque, nei partiti ci sono dei giovani che sono vecchissimi, sono giovani solo da un punto di vista anagrafico, come ci sono delle persone di una certa età che hanno un'esperienza straordinaria da cui dobbiamo continuare ad attingere. Non sto parlando adesso, a me dispiace che in questi giorni, insomma, uno parla di persone di una certa età, Cerchi uno gli sempre viene riferimento, sì, è chiaramente D'Alema. chiaro. Allora, io non sono una D'Alemiana, tutti lo sanno, quindi non sto parlando di questo. Io dico semplicemente, è ingiusto di per sé ragionare pensando che l'innovazione passi attraverso il certificato di nascita. L'innovazione passa attraverso
le idee. È chiaro che chi è là al Parlamento da 20 anni dovrebbe sentire il bisogno di mettersi a disposizione in altri incarichi, in altri luoghi del partito, per un ricambio che non deve essere un ricambio generazionale. Cioè me ne vado io che ho 58 anni e ne deve venire necessariamente uno che ne ha 28. Mm-hmm. Cioè me ne vado io e viene uno che evidentemente ha le sue capacità, ha il suo merito, perché di questo vorremmo cominciare a parlare, e quindi lo mandiamo a sostituire. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Siamo probabilmente uscito dall'argomento della trasmissione, però colgo l'occasione della presenza dell'assessore Maugini. Cioè, se non ricordo male, o la mamma abitava in via Brigata Bari, ossia il quartiere di Libertà. Ora, vorrei delle notizie sul... se possibile. Ripeto, chiedo collegamento scusa. Con la mamma non l'ho capito, però... o qualche parente, o lei aveva... No, dico, ma me la poteva fare anche la domanda, anche a prescindere dal fatto che ci avevi... Se siete cugini, non serviva la raccomandazione. No, le spiego, perché sicuramente conoscerà i problemi del nostro quartiere, quello abbandonato da anni. Da sempre. Allora, vorrei dire notizie sul giardino che stanno facendo via Don Bosco, perché hanno stoppato i lavori da tempo. Li do subito. E poi in pratica, ecco, un po' più di controllo. Lei, io, se non ricordo male, lei è entrata a far parte poi del comune quando viveva, ripeto, o lei o sua madre in quella zona. Quindi conosce le problematiche di quella zona. Cioè la piazza Don Bosco. Va bene, ma guardi, sto facendo già uno strappo alla regola perché stiamo uscendo un po' di tema. Le faccio una seconda anche perché siamo in chiusura. Mi perdoni, ma abbiamo davvero un minutino alla chiusura. Grazie. Velocemente. Il giardino De Bernardis è stato bloccato perché c'era un problema di bilancio e tutte le imprese avevano fermato i loro lavori, quindi non solo quel cantiere, perché non avevamo evidentemente la possibilità di soddisfare l'impegno di spesa. Adesso con il riequilibrio questa cosa si è sbloccata, quindi i lavori riprendono. Più presto. Luciano Anelli, 20 secondi, non chiamiamo le quote rosa perché forse proprio nell'accezione c'è tutta la negatività di una battaglia che sembra quasi una battaglia di 50 anni fa. No, premetto che io sono a favore delle quote, che chiamo di genere, non rosa, perché può anche succedere che in un posto di lavoro ci siano più donne che uomini, quindi io parlerei di quote di genere. Però, visto che questa proposta non tocca le quote, volevo rispondere anche a quel interlocutore. Velocemente, perché siamo in chiusura. Anche se si manda una sola persona o due, un uomo e una donna, al governo regionale, sono sempre percentuali. Noi stiamo parlando di percentuali. E poi è sempre l'elettorato che decide. Stop, ma siamo in chiusura. 20 secondi. Non c'è mai, sì, almeno da anni, non assistiamo ad un candidato donna sindaco e soprattutto ad un sindaco donna. Le chiedo se anche perché c'è un concetto di liderismo che spesso mal si sposa con la figura femminile, anche per lei 20 secondi. Sì, è da tempo che non se ne parla, spero che se ne possa parlare nelle prossime primarie, che così come accade al nazionale c'è un candidato donna di cui nessuno parla, ma esiste anche un candidato donna, non esistono solo tre uomini a contendersi la battaglia. Mi piacerebbe che in questa città si cominciasse... Lei si candiderà a sindaco di Bari? ci posso pensare, però insomma il liderismo certamente non aiuta. Stop, grazie all'assessore all'ambiente Maria Mogeli per essere stata con noi, grazie anche a Luciano Anelli che si batte per le donne, continui così. Grazie a voi per averci seguito. Tra pochissimo si parla del Bari con Cristian Siciliani, restate con noi.